Nel complesso, e considerando le modifiche al sistema di tasse e benefici introdotti nel corso del 2023, nella nostra nazione è lievemente aumentata l'equità della distribuzione dei redditi disponibili. Lo segnala l'Istat in un rapporto sulla redistribuzione del reddito in Italia. La diseguaglianza, valutata attraverso l'indice di Gini, sottolinea l'Istituto, passa dal 31,9% al 31,7%. Più marcato invece è l'effetto sul rischio di povertà, che diminuisce di oltre un punto percentuale, dal 20% al 18,8%.